Benvenuto negli studi Tempo Radio al segretario dei socialisti ambientalisti di Castiglione, di nuovo con noi Aldo Morandi, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre e come sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105, numero per telefonarci 0376 63 17 09, indirizzo mail diretta @temporadio.it. Siamo in streaming su internet, ci potete seguire anche dalla pagina Facebook, voi cercate il Gazzettino Nuovo Temporadio, ci seguite, ci potete anche quindi scrivere. Allora, cominciamo col parlare della città di San Luigi, di Castiglione delle Stiviere, del suo centro, di come viene gestito e come vedi la situazione di Castiglione, soprattutto relativamente al centro storico. Ecco, allora, per prima cosa devo portare a conoscenza quelle che sono state alcune lamentele dei cittadini castiglionesi che mi sono giunte all'orecchio. Allora, c'è la questione del semaforo di via Caraffe, ormai penso che tutti si sia d'accordo che il semaforo lì sarebbe utile perché l'incrocio è pericoloso, è stato promesso già da mesi che il semaforo sarebbe stato ripristinato e il semaforo non c'è ancora. Un altro punto dolente è il posteggio in zona bersaglio e tutta la zona circostante, perché lì è l'entrata del paese e soprattutto perché c'è carenza di posteggio per l'ospedale. E quindi anche quella lì è una zona che i cittadini vorrebbero vedere sistemata. Poi ho sentito parlare riguardo al centro del fatto che per accedere al centro di Castiglione i posteggi sarebbero sufficienti, perché ci sono i posteggi all'ex piazzale Olimpo. Adesso basta guardare un po' la geografia di Castiglione per capire che insomma non è che sia molto agevole posteggiare al piazzale delle Poste e poi venire fino in piazza Godallò. Quindi il problema dei posteggi in centro c'è. Noi da tempo avevamo proposto di aprire il senso unico in via Pretorio e ripristinare i posteggi in piazza Godallò. Io penso che la piazza potrebbe assolutamente, in piazza potrebbero assolutamente coesistere sia delle aree di plateattico per le attività, sia un maggior numero di posteggi, magari considerando anche una variazione fra stagionale, cioè è chiaro che d'estate le aree di plateattico servono di più e quindi vanno tutelate, mentre d'inverno magari servono di meno e serve di più avere un posteggio in più per i cittadini che si recano nella piazza. Queste sono le cose principali. Poi naturalmente le frazioni, gli abitanti delle frazioni ancora segnalano come le strade siano in alcuni punti dissestate e il verde sia lasciato a se stesso in pratica. Sono le solite lamentele che facciamo già da tempo, ma che non sono state evidentemente recepite. Stavo pensando anche alla geologia obiettivamente, perché andare su in Duomo da Piazzale Olimpo è tutta salita, se uno ha dei problemi di cuore o altro ovviamente esatto. Non è la cosa più facile. C'è una cosa anche poi, che abbastanza regolarmente, periodicamente, Piazzale Olimpo viene utilizzata almeno in parte, magari perché ci fa dei lavori da un'altra parte, allora sì, ci mettono parte del mercato eccetera, e lì sono dolori ovviamente. Ecco, quindi secondo me andrebbe studiata un'altra organizzazione del centro. Noi avevamo fatto già in passato alcune proposte valide anche da un punto di vista turistico per creare una passeggiata attraverso il centro che partisse dal castello, no? A questo punto si potrebbe valutare anche la possibilità di fare un posteggio, quello che c'è praticamente di dietro al Banco Popolare, no? Sapete dove c'è il posteggio della Banca Popolare? Ecco, dietro c'è una vasta area che tra l'altro permetterebbe di accedere direttamente da una porticina alla scalinata del castello. Potrebbe essere interessante per esempio sfruttare questa zona, perché potrebbe connettersi direttamente con la strada che proviene da Desenzano. Un'altra cosa, avevamo detto di fare una specie di bretella, la strada c'è già, ma ampliarla in modo che da Desenzano si potesse andare direttamente verso la strada di Esenta senza dover assolutamente tutte le volte passare per il centro. Giusto, sì, quindi appunto perché proprio è intasando così riuscire la zona semaforo. Sì. Allora, vediamo quindi anche, ecco, per quanto riguarda poi i parcheggi dell'ospedale, cosa ne pensa anche? I parcheggi dell'ospedale, i parcheggi dell'ospedale sono sicuramente insufficienti e lo si vede tutte le volte che si ha bisogno di arrivarci.
Poi c'è il problema che metà posteggio dall'altra parte addirittura della strada, dove non ci sono zone di sicurezza per attraversare, e anche i posteggi sono, non c'è pavimentazione, non c'è niente, insomma. Se consideriamo che la prima cosa che uno vede entrando in Castiglione, anche da un punto di vista della presentazione del paese, parlando di valorizzazione di Castiglione, è chiaro che ha un impatto veramente negativo, insomma. Le vostre proposte sono diciamo economiche, perché la risposta che danno tutti i sindaci, anche correttamente in questo periodo, è che i fondi sono sempre... Guarda, vediamo adesso i grossi cantieri che sono stati aperti a Castiglione. Allora, c'è l'adeguamento sismico del comune, c'è l'adeguamento sismico della biblioteca, c'è il rifacimento, mi pare, del tetto della chiesa di San Giuseppe, che assolutamente necessitava, perché era pericolante. Allora, già in tempi non sospetti avevamo detto che la sistemazione sismica del comune, senz'altro un'opera meritoria, andava considerata fattibile secondo le possibilità economiche del comune. A me pare che questo adeguamento praticamente assorba troppe delle possibilità economiche e praticamente bloccherebbe altri interventi che sono immediatamente più necessari, per esempio gli interventi appunto sulle strade, gli interventi sul decoro urbano, per esempio sulla cartellonistica, che tanto per dire è insufficiente ed è criticata da tutti, e anche magari su quelle che sono le facciate del centro storico, che in alcuni punti sono veramente ridotte in maniera indecorosa. Cioè, noi diciamo, va bene l'adeguamento sismico del comune, va bene l'adeguamento sismico della biblioteca, ma se i soldi non ci sono, considerando che una volta che ho messo in sicurezza il comune, ho messo in sicurezza un palazzo solo in tutta la piazza, prima ci sarebbero delle cose più importanti. Ne dico una, per esempio. A me viene da pensare, quando passo per via San Pietro, per esempio, che le scuole di San Pietro non siano tanto in adeguamento sismico. Quindi, se io dovessi decidere dove spendere i soldi, avrei senz'altro prima investito sulle scuole, dove praticamente ci sono le generazioni che dovranno portare avanti il nostro comune e sostituire. Cioè, secondo me è una questione di priorità. Io non discuto che mettere a norma sismica il comune sia una cosa sbagliata. Dico che ci sono, essendoci pochi soldi, c'erano delle priorità da rispettare, ecco. Certo, allora quindi appunto sì, effettivamente le nuove generazioni sono quello che viene chiamato scuola, il bastone della nostra vecchiaia, esatto. Ecco, appunto, quindi giustamente c'è un altro tema anche che le vorrei sottoporre. Ogni tanto torna, tra l'altro ne parlano abbastanza spesso gli ascoltatori, quando viene magari il comandante Carrassi, per esempio, così via, la presenza di nomadi. In quanto, non perché i nomadi in sé diano fastidio, quanto più che altro diversi cittadini che abitano nelle zone, magari nella zona industriale, appunto, dove spesso stazionano, che dicono: dovreste vedere quello che resta quando poi vanno via. Io penso che in questo caso i vigili più di tanto non possano fare, perché le loro competenze sono limitate in questo caso. Qui si tratta magari di vedere, di collaborare con le forze di polizia, con le altre realtà del territorio, per arginare il fenomeno. Allora, io faccio un esempio: se uno gira con un macchinone, una Porsche o quello che è, sicuramente gli capita di essere fermato, controllato, e gli viene chiesto come ha fatto a procurarsi la macchina, con la denuncia dei redditi e roba del genere. Allora io dico: perché non concordare, per esempio, con la finanza o di Castiglione dei controlli anche su questo? Cioè, questi zingari non hanno un lavoro, non hanno un reddito, hanno macchine, automobili lussuose che necessitano di una bella entrata per essere acquistate. Allora, così come si fanno i controlli ai cittadini, diciamo tra virgolette, normali, cioè facciamolo anche ai nomadi. Cioè,
Certo. Si fa un controllo, si controllano le macchine, si controllano i loro averi e gli si chiede, e si chiede loro come hanno fatto a procurarseli, altrimenti scattano le stesse sanzioni che scattano per i castiglionesi o per gli italiani. Io credo auto che costano più di un bilocale. Esatto, io credo che senza fare prima di tutto del razzismo o del facile buonismo, cioè basta applicare le leggi che già ci sono. Cioè, se io giro con una macchina da 200.000 euro, mi fermano e mi chiedono come ho fatto a acquistarla e io devo dimostrare come ho fatto, altrimenti me la sequestrano. Stesse regole possono essere applicate per, in questo caso, io credo. E senza fare violenza, sono convinto che sarebbe un deterrente più che sufficiente. Bello, sicuramente una proposta, la riferiremo. Possiamo, quando arriverà bene, il sindaco o qualcun altro della giunta, le promettiamo, poi le faremo sapere cosa hanno risposto. A proposito anche di un altro tema che è abbastanza spesso ricorrente, di solito invece in questo caso quando magari arriva il presidente di Indecast, ma anche con il comandante della polizia locale, raccolta rifiuti ai 5 continenti, non la fanno andare perché non hanno voti lì, dice Eric. Guarda, i 5 continenti, allora, ha ragione Eric. No, non credo che sia così semplice la cosa. Innanzitutto ci vuole una volontà e una coscienza civile per risolvere un problema del genere. Cioè, i 5 continenti sono abitati, in realtà non si sa nemmeno da quante persone. I proprietari sono tantissimi e ruotano velocemente, quindi è difficile anche andare a reperire i responsabili o anche talvolta anche i proprietari degli appartamenti. Bisognerebbe cercare di lavorare in sinergia con le altre forze di Castiglione, cioè i vigili, con i carabinieri e anche naturalmente con l'Indecast, che deve poi in ultima analisi andare a ripulire. Però penso che i 5 continenti rappresentino una realtà ormai un po' complessa e si è diventata dal tempo nel territorio di Castiglione, quindi bisogna affrontarla con un po' di calma, senza essere prevenuti, ma però con la consapevolezza che è un problema che bisogna comunque risolvere, perché non puoi pretendere che gli altri cittadini facciano quello, cioè coprono le carenze anche dei 5 continenti, insomma. Certo. Fermiamoci un attimo con Aldo Morandi dei Socialisti Ambientalisti di Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Ambientalisti di Castiglione delle Stiviere, stiamo parlando, abbiamo parlato appunto di questo problema dei 5 continenti, anche della raccolta rifiuti. Ci sono diversi messaggi anche. Le chiedo questo anche, visto che parliamo del centro, prima di cambiare argomento. Stefano dice: i lavori sono gestiti bene, è possibile che durino tanto a lungo sempre? Punto di domanda. Lavori tipo rifacimento di via Pretorio, esatto. Lì il problema è strutturale, cioè quando è stata ideata la piazza, è stata ideata per pedonale. Quindi che ci passino le macchine in senso unico nei due sensi, se il fondo è stato ideato perché ci passino soltanto i pedoni, è chiaro che ci andrà sempre incontro a problemi di rifacimento e di aggiustatura. Infatti abbiamo visto che praticamente tutto il centro, perché anche Piazza San Luigi, ricordiamo gli anni passati, è continuamente un cantiere. Cioè bisogna avere il coraggio di prendere una decisione. Allora, secondo me, ma anche secondo il mio gruppo, è meglio rendersi conto che quelle piazze lì completamente pedonali non saranno mai, e una volta per tutte, quando gli si mette mano, fare un fondo che sia in porfido, per dire, o come vuoi tu, ma che sia un fondo che possa reggere sia le macchine, gli automobili e naturalmente anche i pedoni, ma direi di più, talvolta anche mezzi pesanti, perché possono capitare che comunque o quant'altro possano arrivare, insomma. Quindi il problema è di capire, di voler decidere che quelle strade lì e quelle piazze lì saranno comunque trafficate, e quindi il fondo, chiamiamolo della piazza o stradale, deve essere adeguato, altrimenti avremo sempre comunque problemi di questo tipo. Anche perché tra l'altro non sono comodamente percorribili a piedi, diciamo così, sono con quei sassi. Non sono nemmeno comode, se noi pensiamo anche a Piazza San Luigi, se gela un attimo
è facile anche scivolare ed è facile, certo, cadere, insomma, per me andrebbe studiate proprio la piastrellata in altro modo, insomma. Io preferirei il porfido. Dunque, diversi altri messaggi, continuiamo a parlare del centro però un attimo. Un altro ascoltatore dice vandali, ladri, eccetera, e noi non abbiamo le telecamere. È possibile che la capitale dell'Alto Mantovano non sia tutelata? Adesso io non so se ci siano o meno le telecamere, però obiettivamente anche sappiamo adesso recentemente dei gazebo buttati nel corso d'acqua. Guardate che noi siamo la capitale dell'Alto Mantovano e continuiamo a ripeterci che siamo la capitale dell'Alto Mantovano. Probabilmente sarà anche vero, ma se noi vogliamo guardare ai servizi di capitale abbiamo ben poco, perché noi, cioè, parliamo anche di strutture sportive, siamo, calcolando le nostre possibilità economiche e l'importanza che abbiamo a livello sportivo, siamo piuttosto carenti. Non abbiamo un palazzetto dello sport, non abbiamo un campo in sintetico che c'è in tutti i comuni di una certa importanza e che la squadra di calcio Castiglione richiederebbe e di cui ne avrebbe bisogno. Noi continuiamo a chiamarci la capitale Alto Mantovano, ma il sentire popolare è quello di un paese che sta comunque retrocedendo, che sta diventando più brutto, più povero e che sta perdendo la sua importanza. Quindi non è solo un problema di telecamere, è un problema di visione del paese e di come lo si vuole sviluppare. Questa amministrazione ha dato tanto per quanto riguarda il territorio, ma non il territorio all'interno del paese, per il territorio all'esterno, che secondo me ha un'importanza notevole, ma senz'altro meno di quella dove la gente quotidianamente vive. Cioè, certo, io prima, ripeto una cosa che ho già detto, prima avrei tutelato il paese, cioè le strade, le case, gli edifici, il centro storico e tutte quelle cose lì. Poi avrei pensato al resto, insomma, alle colline e a quant'altro. Allora, approfitto del messaggio di Stefano che ci permette di cambiare argomento. Vorrei parlare di eventi, manifestazioni, come sono gestite anche. Dice per esempio Stefano: il Palio di San Luigi è abbandonato da anni, finalmente questa amministrazione ha tirato fuori questa festa. Ecco, questa è una cosa positiva, come devo dire che è stata un'ottima intuizione quella del il museo che non c'è. Però queste intuizioni e queste iniziative sono sporadiche, cioè non sono accompagnate da un'organizzazione degli eventi sufficientemente curata. Per esempio, facciamo un esempio, la festa dello sport e la notte bianca sono state annullate all'ultimo momento. Cioè, possibile che non si potessero prendere decisioni in tempo utile, cioè proprio arrivare all'ultimo momento? Per esempio, non so, anche Luigino d'Oro, che comunque, anzi, voglio prendo l'occasione per dire tutta la mia soddisfazione per il fatto che Luigino d'Oro sia andato al professor Marocchi, una persona che sicuramente merita questo riconoscimento. Però anche Luigino d'Oro non è stata fatta una gran pubblicità. Per esempio, io non ho visto nessun manifesto, niente di questa cosa. Ma anche la stessa festa di San Luigi, che mi sembra riuscita e speriamo anzi che possa essere sempre più sviluppata, i manifesti sono stati affissi all'ultimo momento. Cioè, questo dimostra che non c'è un'organizzazione, ma che non riguarda chi poi effettivamente fa l'evento, ma un'organizzazione a livello amministrativo, a livello comunale, per coordinare bene tutte queste cose e per farne un motivo di rilancio e di sviluppo del paese, insomma. È arrivata una risposta in tempo reale, dice Andrea: ci sono dei bandi specifici a livello europeo che hanno una scadenza, non si fanno le cose a caso, bisogna conoscere prima di parlare, dice il segretario Morandi, dice Andrea. Sì, sì, sono convinto. Io infatti non sto dicendo che ci sono delle regole a livello europeo, sto dicendo che ho notato che c'è una lacuna nella comunicazione degli eventi. Ripeto, la festa dello sport annullato all'ultimo momento, Luigino d'Oro che non è stato propagandato come si doveva, la notte bianca uguale, il carnevale che non si è più fatto. E secondo me proprio è a livello di assessorato che andrebbe organizzata meglio la cosa e soprattutto propagandata meglio, perché tu puoi fare la manifestazione più bella del mondo, ma senza una giusta propaganda non ottieni il risultato che sarebbe giusto ottenere. Più propaganda, assolutamente. Allora, le chiedono anche se sa qualcosa della Pirossina. Ecco, questa è una domanda che mi sono posto anch'io e
vorrei porre al vice sindaco Leocci, perché la pirossina è stata di nuovo messa in fase di quiescenza, cioè prima si è mossi un grande scontro sui mass media, sulla stampa, adesso non si sa ancora niente. L'ultime notizie dicevano che il fatto di avere tutte queste falde acquifere che potrebbero essere contaminate teoricamente non rappresenta un motivo sufficiente, perché tutta la Lombardia è piena di falde acquifere, quindi per Milano questo non è un motivo sufficiente. Adesso se l'area è escludente o meno non ci è stato ancora detto. Siamo ancora in alto mare. A proposito, lei parlava di acqua, guardi Alex, dice scusi cosa pensa, qua è un argomento un po' lungo, non facciamo in tempo a trattarlo oggi, ma in una battuta, cosa pensa della gestione del servizio idrico? Dice Alex, regalato a Mantova quando forse usciamo dalla provincia, perché sa che adesso appunto la provincia è scaduta, quella di Mantova, abbiamo la giunta e la sta traghettando verso questa nuova entità che ancora non si capisce perché sarà area vasta. Allora, dal punto di vista riguardo sempre la pirossina, forse è meglio rivolgersi all'ufficio ecologia del comune, quello dovrebbe comunque dare una risposta. Per quanto riguarda il servizio idrico, avrete letto tutti che comunque ha dato un contributo positivo di circa 100.000 euro quest'anno. Io avevo già detto che secondo me alla fine la Sisam era l'unica azienda veramente pubblica che poteva legalmente prendere in carico il servizio idrico, perché la TEA è anche ha una parte di partecipazione privata, quindi questo già escluderebbe la possibilità, o comunque la renderebbe meno più complicata. Secondo me in questo caso è stato fatto una scelta senza confrontarsi con le minoranze, senza confrontarsi con nessuno, e questa qui è un po' una caratteristica di questa amministrazione, lo si è visto anche con la faccenda della fusione. Praticamente ci si mette davanti al fatto compiuto, cioè l'amministrazione sicuramente valutando in maniera opportuna i pro e i contro, però senza alcuna contraddittorio decide, fa parte, poi ti dice abbiamo deciso così perché è meglio così. Secondo me andava valutata un po' meglio, anche perché ripeto, noi entriamo col 2%, quindi prenderemo qualche soldo ogni anno, ma di sicuro non avremo una gran voce in capitolo per quello che riguarda la gestione di questa TEA, di questo servizio idrico. Certo. Allora, siamo in chiusura, comincio con ringraziare il segretario dei socialisti ambientalisti di Castiglione, Aldo Morandi. C'è un ultimo messaggio, passa l'Italia. Aldo, passa l'Italia. Io mi auguro di sì. Comunque, forse eravamo più sfortunati con la Croazia, vedendo la partita. Lei è la prima persona con la quale sono d'accordo, perché secondo me è più forte la Croazia, ma comunque, e si è visto anche ieri sera di fatto. Va bene, grazie ad Aldo Morandi. Arrivederci.